costruire uno strumento condiviso che possa essere utile per affrontare i temi della quotidianità online, che così ti permettono di parlare di cyberbullismo, ti permettono di parlare di fake news, di rapporti, di relazioni, di quanto le parole sono importanti perché ti rappresentano, anche ad un giovane, perché è logico che quando un giovane decide di postare determinate cose sui suoi profili, ecco, si sa che quelle informazioni resteranno, e un domani anche magari, quando ecco, andrà a fare i primi colloqui di lavoro, le persone andranno anche a guardare cosa ha fatto e cosa ha detto. Ma in generale, per crescere, ecco, noi stiamo puntando molto sul fatto che per crescere come persone, avendo ormai questo strumento così importante, che è imprescindibile, ce l'abbiamo e ce l'avremo sempre e probabilmente lo useremo sempre di più e con maggiori potenzialità. Ecco, averlo in mano ai ragazzi può essere uno strumento valido, ma vanno date quelle coordinate per usarlo bene, perché non diventi un pericolo, ma perché diventi veramente appunto un'opportunità. Per la crescita delle persone, io credo che quanto più si riesce a educarle attraverso anche strumenti diversi, quindi anche lo stesso cinema. Io sono una grande, sono un amante insomma dei film, quindi assolutamente mi trovate in pieno accordo. Ecco, quanto più si riesce a far leva sui valori positivi di questi moduli, tanto più le persone cresceranno, ecco, in una ricchezza culturale maggiore. Capita spesso di incontrare ragazzi sui temi del bullismo e quando si parla dei reati, del codice penale, di tutte le conseguenze anche di fronte alla legge, sono molto attenti, anche perché si rendono conto che superati i 14 anni sono persone adulte e hanno gli stessi doveri e responsabilità degli adulti. Ciò che riguarda l'uso della rete, dei social network e quindi tutti gli aspetti legali connessi all'uso delle tecnologie, penso nell'incontro di oggi alle tante domande proprio per esempio sui reati in materia di pedopornografia o sui reati in materia di stupefacenti, che è un punto che sempre tocca l'interesse dei ragazzi, tutto ciò che riguarda i rischi legati al mondo della rete, che è il territorio di questa generazione. Il problema più vero è che le regole dei social network, di internet, sono abbastanza chiare agli adulti e non sempre sono chiare ai giovani. Quindi io credo che il ruolo degli adulti, degli insegnanti, sia proprio quello di accompagnare a un uso responsabile di questi strumenti. Sono sicuramente un insieme di opportunità fondamentali, ma anche se non sono utilizzati con responsabilità diventano molto pericolosi. Dentro abbiamo visto tanti fenomeni, abbiamo il trolling, abbiamo l'hate speech, abbiamo il sexting, e abbiamo visto come i più giovani sono esposti a questi rischi in maniera seria e crescente. Quindi un loro uso responsabile farà sì probabilmente che un giovane di 14 anni, quando posterà oggi una foto, abbia attenzione, perché quella foto farà il suo curriculum, è un pezzettino che va a costruire il suo curriculum e resterà per sempre. Questo deve sapere quantomeno. Il cinema è un'importante forma di comunicazione ed espressione che nel caso dei ragazzi di oggi fa parte del loro quotidiano, molto più di altre forme di espressione. Come potrebbe essere il libro scritto. Da questo punto di vista è molto importante la rappresentazione che il cinema fa del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Molto spesso i film vengono anche impiegati, anche nei programmi di intervento, proprio per sensibilizzare, vedendo attraverso le storie rappresentate sullo schermo, i ragazzi su quelli che sono i rischi connessi all'utilizzo del virtuale e anche al bullismo nel rapporto faccia a faccia. Ci sono dei famosi film che hanno anche trattato questo tema, ad esempio basta guardare il cielo, ci sono diverse situazioni che sono di bullismo che potremmo definire tradizionale. Ci sono altri film che sono stati anche pensati proprio per trattare il tema del cyberbullismo, come Cyberbully, dove c'è una riflessione attraverso la storia della protagonista su quello che è appunto il problema del cyberbullismo, come nasce, come emerge, il ruolo che hanno gli spettatori. Da questo punto di vista il cinema è una forma di comunicazione che permette anche ai ragazzi di entrare immediatamente in sintonia con la tematica, e quindi la rappresentazione che fa di questi problemi è molto importante proprio per sensibilizzare e prevenire. L'iniziativa del Cineforum per noi ragazzi al di là del workshop ci è sembrata una bella iniziativa. Vogliamo sapere innanzitutto se esiste già un'iniziativa anche allargata a più ragazzi, e nel caso non esistesse, se ha intenzione di allargarla. Ci piacerebbe proprio partire da questa domanda, avere l'aiuto da parte vostra, da parte di altri ragazzi, giovani interessati come voi al cinema,
per realizzare una proposta culturale che oserei chiamare più di un cineforum, che a partire dal cinema sia in grado di leggere la città e i temi che animano la città itinerante. Quindi lancio l'appello a ragazzi come voi, a chi vuole, a presentarci idee che troviamo il modo di finanziare per realizzare iniziative così dentro gli angoli della città, piccoli cortili, spazi informali, dove i ragazzi, i giovani diventano protagonisti della cultura per portare la cultura dai luoghi istituiti, dai santuari della cultura dove vive la gente. Quindi fatevi largo, Fondazione Ente dello Spettacolo, info@entespettacolo.org, mandateci idee, troveremo il modo di realizzarle. Ci sono film, pochi a dire il vero, che sanno riconciliare non solo con la settima arte, ma più in generale, e meglio, e più a fondo, con la nostra umanità, la nostra irredenibile umanità. L'albero dei frutti selvatici, in originale The Wild Pear Tree, di Nuri Bilge Ceylani, è uno di questi grandissimi film, umani troppo umani, avrebbe detto Nietzsche. Racconta di un rapporto, un non rapporto, tra padre, giocatore, non onori debiti, il reietto del paese, e figlio che si vorrebbe scrittore e quindi vorrebbe pubblicare il primo libro. Si vogliono contrarre, almeno il film ce li pone così, ma li scopriremo più uguali di quanto loro stessi non vogliono ammettere. Ceylan è il regista turco, non lo scopriamo di certo oggi. C'era Una volta in Anatolia, La Palma d'Oro, Winter Sleep. Qui Perfezione estende una poetica che ha veramente del mirabile. Una poetica che, per dirla con uno scrittore francese, potremmo definire la vita filmata come un romanzo russo. È un cinema ideologico, massimalista, potente, formidabile, che ricorda il cinema più grande del Novecento, proprio in questo desiderio di completezza, di contenzione e comprensione del tutto, e appunto i grandi romanzi dell'Ottocento, segnatamente quelli russi. È un lavoro, questo di Nuri Bilge Ceylan, che davvero sa riconciliarci con la nostra parte che sempre più spesso va deserta, la nostra parte più intima, più profonda. C'è tanto bisogno in questi giorni di cose buone, di cose belle. Ecco, questa è una di queste cose. Teniamola a mente, teniamola negli occhi, quindi andiamo a vederlo perché è prezioso. In questo mondo siamo tutti legati l'uno all'altro con dei fili invisibili. Nessuno è senza peccato. Abbiamo tanto da fare e dobbiamo farlo insieme. Passione, grande intraprendenza da parte di Tre Folli per il cinema italiano e il coraggio di credere nel cinema popolare. Premedizione di un progetto che aveva ideato Antonio Valerio Spera, era un progetto che appunto era stato pensato qualche anno fa. Poi, per una felice casualità, io ho conosciuto Michele Castellani, che quindi ho messo a sua volta in contatto Michele con Antonio, ed è nato questo progetto, poi che si è concretizzato. Questa è la prima edizione. Sono un po' di casualità buone che possono portare anche buoni risultati. Penso che questo sia fondamentale e importante, riportare il cinema vicino ai loro propri spettatori, quindi avvicinare appunto il pubblico del cinema in queste sale cinematografiche che ora magari in Italia hanno un po' di difficoltà. Quindi questo era un po' l'obiettivo, l'intento, rilanciare anche il territorio, perché è una ripercussione sul territorio estremamente importante. La nostra città di Terni, l'Umbria, che poi è una regione, una città devota al cinema, è una città in cui si è girati grandi film, quindi
quindi dobbiamo tutti, grazie anche appunto ai direttori artistici, riportare attenzione e forza per riavvicinare gli spettatori dei prossimi anni al cinema italiano. Noi abbiamo scelto il cinema popolare per, appunto, come diceva Michele, per riavvicinare il pubblico alle sale cinematografiche. Questo è il nostro obiettivo, ci stiamo riuscendo. Stiamo riuscendo anche perché la mattina riusciamo a incontrare gli studenti, i giovani, e vogliamo che tutto riparta da lì. Crediamo che formarli, rieducarli alla sala cinematografica sia fondamentale per il futuro del nostro cinema e del cinema in generale. Abbiamo tanti ospiti di rilievo nazionale. Ieri sera abbiamo avuto Maurizio Mattioli, che ha preso il premio alla carriera. Domenica, domani avremo Cristian De Sica, Anna Foglietta. Abbiamo avuto due anteprime nazionali. Io credo che un programma migliore per una prima edizione non si potesse fare. Ci abbiamo messo veramente tanto impegno, tanto coraggio. Terni sta rispondendo, ne siamo felici e siamo contenti che il cinema popolare attiri ancora un po' di pubblico. Almeno quello. Tutto quello che parla di cinema ben venga, anche se ne parla male, cosa che a me è successo molto spesso in carriera, diciamo. Però è giusto. Allora io vi faccio tanti auguri per i vostri 90 anni e speriamo, se non voglio, speriamo di rivederci per i 100, non allarghiamoci tanto. Tanti auguri per i 90 anni della rivista del cinematografo, sono 90 anni che si occupa di me, di mio cognato, di mio padre, di mia madre e di tanti tanti altri, quindi gli dobbiamo tanto, perché senza questa rivista tante cose non si saprebbero, quindi grazie cinematografo. Alla prossima puntata.